Il polverone mediatico che ha coinvolto l'ospedale di Pesaro nelle ultime settimane è diventata una notizia di interesse nazionale. A diffondere, al di fuori dei confini regionali, la problematica che tuttora riguarda l'azienda ospedaliera di Marche Nord ci ha pensato il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, che si è rivolto giorni fa alle autorità competenti. Scritto sia Figliuolo sia Curcio per chiedere il loro sostegno e sulla base delle capacità che hanno, quindi sugli approfondimenti che figure autorevoli come loro possono e debbono intraprendere. Io ho scritto il 23 ed è stato gentilissimo l'ingegner Curcio a rispondermi telefonicamente il 24, chiamandomi la vigilia di Natale e facendo presente che ne avrebbe parlato sia con Figliuolo sia con Saltamartini. Purtroppo questa è forse una delle tante punte dell'iceberg che purtroppo sulle quali dobbiamo fare fronte. Non ritenevo più ammissibile quanto stesse succedendo a Marche Nord e di un percorso che purtroppo a Marche Nord ho denunciato già più volte, perché ci ritroviamo con 23 professionisti l'anno scorso, oggi sono solo 13, in un periodo pandemico che sapevamo benissimo che ci avrebbe visto coinvolti in una terza ondata, ed un personale che è sotto pressione in una maniera devastante. E questa sottopressione, questa pressione su cui verte il personale, naturalmente grava sui pazienti e sui familiari dei pazienti, cosa che non possiamo come sindaci ovviare, sulla quale non ci possiamo più girare dall'altra parte. Una situazione complicata non solo per i cittadini del comune di Pesaro, ma anche per gli abitanti dei comuni limitrofi, come lo stesso Petrucci ha sottolineato. Tutti i comuni sono coinvolti. Tutta la sanità riguarda la provincia di Pesaro Urbino e non solo la città di Pesaro, e dico solo non soltanto perché è la più numerosa o che riguarda solo il sindaco di Pesaro, ma tutti i sindaci sono responsabili dei loro territori e della salute dei loro territori. Quindi l'ospedale a Pesaro, come l'ospedale Urbino, come tutti gli ospedali che abbiamo sul territorio, hanno necessità del coinvolgimento di tutti i sindaci.